Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Grillo da Renzi, non sei credibile, Corte dei Conti, né crescita né risanamento dalla legge di stabilità in Ucraina, Kiev in fiamme, almeno 25 morti. Botta e risposta alla Camera tra Renzi e Grillo nel secondo giorno di consultazioni. Qualsiasi cosa dici non sei credibile, sei un giovane vecchio, afferma il leader del Movimento 5 Stelle. Non vi chiediamo accordi, vecchio stile, gli aveva detto Renzi. Silvio Berlusconi invece si è detto disponibile con Renzi a riforme istituzionali ed economiche. Allarmante giudizio della Corte dei Conti sulla legge di stabilità, non sembra in grado di incidere in misura significativa sulle prospettive di crescita. Per i giudici contabili la manovra disattende ampiamente i target di bilancio. Nel 2014 si prefigura una crescita del PIL inferiore all'1%. Si aggrava di ora in ora la situazione in Ucraina, dove a Kiev 25 persone sono morte negli scontri tra polizie e manifestanti pro-UE. Convocata una riunione straordinaria dei ministri degli esteri dell'Unione, l'Europa starebbe valutando sanzioni mirate. La Russia denuncia il tentativo di colpo di Stato. Il Papa chiede la fine delle violenze. La vergogna è buona e salutare, vergognarsi ci fa umili. Papa Francesco durante l'udienza generale stigmatizza le persone che sono senza vergogna, sottolineando l'importanza della confessione. Non basta chiedere perdono al Signore, ma è necessario confessare fiduciosamente i propri peccati al ministro della Chiesa, osserva Francesco, al quale un forte colpo di vento ha fatto volare la papalina. È di almeno 5 morti e 80 feriti l'ultimo bilancio dell'attacco kamikaze a Beirut, nei pressi del centro culturale iraniano, in un quartiere roccaforte di Hezbollah. L'attentato è stato rivendicato su Twitter dalle brigate Abdullah Azzam, gruppo jihadista che si ritiene legato ad Al-Qaeda. Parte bene il Festival di Sanremo, ma non c'è stato il boom di ascolti. La serata di debutto della 64esima edizione è stata vista in media da 10 milioni di telespettatori. Nel 2013 erano stati quasi 13 milioni. Stasera sul palco gli altri 7 campioni ospiti: Claudio Baglioni, Rufus, Franca Valeri e Claudio Santamaria. La Lotus ha svelato la E22, la monoposto che parteciperà al Mondiale 2014. Il bolide è sceso in pista sul tracciato di Sakhir in Bahrain. Oggi si è aperta la seconda sessione di test prestagionali. La Lotus è stata l'ultima scuderia a presentare la macchina in vista del campionato che si aprirà il 16 marzo in Australia.